Ciao ragazzi, siamo i 3 di 4 e stasera per gentil concessione del Black Lotus Diabete Grasso facciamo un unboxing, non un unboxing, ma sbustiamo delle buste molto serie. Ne abbiamo 5 a disposizione. Una, per questo video. 1, 2, 3, 4 e 5. E cosa cerchiamo? Vuoi dire qualcosa? Non lo so, cerchiamo l'anello, cerchiamo una serializzata. Cosa dite voi? Anello serializzato. Anello? Anello. Faccio vedere le forbici per far vedere il grado di chiusura di queste buste. Che non si riescono a aprire neanche. Perfetto. Ok. Buono. Tanto è caduto un pezzo dello stage. Va bene, fa niente. Comuni. Vabbè, qui c'è poco da dire. Hanno tutte una nuova grafica. Sì, esattamente. Tutto a pergamena. Vediamo un attimo cosa apriamo di bello. E se apriamo qualcosa di interessante. Questo qua è il cane da tartufo, una comune. Non puoi passare. Okay. Cominciamo. Dopo la terra. Quindi qui foil, esattamente cominciamo. Hanno la foilatura nuova. Surge, Shelob. Poi abbiamo Radagast. Se andate a vedere, questa Shelob è la reprint di quella originale di Lord of the Rings. Sì. Della prima, le altre invece hanno il simbolo del Commander, alcune sono carte proprio nuove. Questa per esempio è una carta nuova che apri soltanto in questa nuova, diciamo, ristampa del Lord of the Ring. Questa è una ristampa Surge Foil di una carta già esistente. Questa è la Terra Leggendaria Surge Foil, che dice sei nella tua mano iniziale Gemstone. È Gemstone. E questa è Mirren Landscape. Poi hanno fatto il token, sempre Surge, su due lati. Tesoro e Fonda. Beh, questa direi non male, eh? Assolutamente. Siamo già partiti col botto. Allora, è un bel pimp. Di quella sezione lì, cioè dell'ultimo slot, si possono cercare tutte le ristampe delle carte che c'erano già nella prima espansione del Signore degli Anelli. Eagle. Questa Lollo potrebbe farci dei racconti su Eagle, ma non li farà questa sera. Poi, non comune, Bilbo, il lanciere foil. Questa è la recursion che fa il food. Questo è l'incantesimo che agevola la tentazione, Gandalf, pergamena foil normale. E partiamo, foresta. Vai. Dai, apriamo qualche anello. Questo è il polipone, il Kraken. Sì. Speravo di non vederlo mai più. Isidur, l'istantaneo leggendario. Questa è una carta che trovi solo nei collector di Lord of the Ring, per il mazzo Elfi. Questa è la fiala di Galadriel. Questa è un'altra carta che trovi solo nel Signore degli Anelli, nella reprint. E questa è solo Attendant, vedete che è una ristampa di una carta che già esiste, perché è l'1-1 che quando una creatura entra nel campo di battaglia guadagna una vita, con arte ispirata a Signore degli Anelli. E il token. Diciamo che la prima era andata leggermente meglio, però vabbè dai, mano fatata, ne ho scelte 5, chiaramente è un prodotto molto limitato anche nel nostro store e i box sono andati praticamente a ruba. Andiamo. Comune, questo è l'1-3 che quando mena fa scry 1. Questo è una spell che si è giocata un po' in limited, la removal più forte del limited. Questa è la versione della prima carta foil. Gli elfi che quando scry si pompano. Questo fa removal sacrificando un artefatto o un token. Questa è Eagle, ma è un'altra. Okay. Foresta, vai. Foresta. Loto. Ma io ho visto che, a parte che è molto giocato in Commander questo, quando un giocatore casta la seconda spell in questo turno, perdi una vita e crei un tesoro. Sembra forte. Call for Hyde è una nuova, ispirata sempre alla storia del Signore degli Anelli, che hanno fatto uscire in questa ristampa. Questa è una carta che fa parte delle scene. Esatto. Negozi ne abbiamo ancora qualcuna? Sì, qualcuna ci sono. Chiaramente quella di Legolas è quella che è andata più a ruba. Sono 4 scene diverse e ognuna contiene dentro queste carte che completano il quadro.
Lotto, visto che ci piaceva prima, ci piace anche adesso. Maglianelli. Erron va bene. Questa è la commanderata, quella qui leggerle diventa praticamente impossibile. Endwood, alternativa, hanno messo tutto il testo dentro nel disegno e hanno schiacciato tutto con vari disegni. Sì, esattamente. C'è anche l'anello alternativo così. E poi il tocco. È anche serializzato. Esattamente. Ma vediamo cosa, se riusciamo a aprire qualcosa. Mancano due bustine. Vediamo se sono quelle. Due anelli, o anche gli orchetti, o anche Halfling, non è brutto. Mordor, la cittadella, Gandalf, che vabbè, cosa gli vuoi dire? Galadriel, comune, Generous End Foil, questo per un periodo era una carta che in Living End è stata molto giocata, tuttora giocata. Lollo poi è la voce del Modern. Soldier, questa è la spell, che, no, è la creatura che si pompa in base alle carte al cesso. Legolas, pianura. Ok. Opla. Errond, ne facevamo anche a meno. L'abbiamo già visto. Questo qui è il 6-6 a costo 6 travolgere, che è uscito solo in questa ristampa del prodotto. Questa è una carta che fa parte sempre delle scene. Dawn of Age, New Age. Ne ho trovate parecchie queste, sia in versione alternativa quando che così. È uscito, sembrava molto, esatto, poi adesso è un po' scesa. Chiaramente ha tutto il potenziale di un incantesimo a costo 2, che per il Commander, secondo me, prima o poi ci troveranno un utilizzo. Pipino e Explore alternativa foil. Buono ragazzi, è l'ultima busta come sempre. Allora, io qui... Quindi l'ultima busta come sempre la devo comprare io. No, ma tu non compri un bel niente, questa non si muove. Perché per adesso abbiamo tirato su soltanto una gemstone. Quindi questa dovrebbe essere... Io me lo auguro. Questo giro, ok, vabbè. Poi magari la prossima volta, se ci sarà ancora occasione, porterò ancora qualcos'altro di quelle che sono prodotti un po' più pimpanti che ci sono in negozio. Allora, di questo. Galadriel. Bill... Saruman Trickery, questa che doveva essere Lorien Reveal ma non è, il lanciere, forse è Lollo che porta male, allontanati un attimo, va. Tac. Mi ha sbussato bene. Secondo me è Lollo che, perché lui è un gufo, quando deve comprare lui le buste sbuccia la roba buona. Palude, questo è lento, sì. Nuovo Trefor. Spada. Che anche questa quando è uscita aveva fatto un po' scalpore. Call of the Tempest. Qui ho visto che le colce sono sia blu che rosse. Interessante. Marauder, vai via. Saint Vise. E solo Attendant. Lollo. Beh, insomma, diciamo che poteva andare molto meglio. Qualcosa di bello ve l'ho fatto vedere. Mi sento in dovere di mettere davanti la Gemstone Cavern. Che abbiamo sbucciato nella prima busta. Spero che il prodotto vi sia piaciuto. Vabbè, a parte che l'avete. È un prodotto bellissimo. Direi di sì. Ma dentro nelle. Come si chiamano? Le scene che ci sono. Sì. Troviamo le 6 carte. Sì. Allora, in realtà, nelle scene tu trovi un supporto rigido per delle carte che sono rappresentative delle carte delle scene. Ti permettono di costruire la scena senza utilizzare le carte da gioco. Le 6 carte da gioco e 3 bustine. Quindi nel costo del prodotto sono previste 3 bustine set in inglese del Signore degli Anelli, le 6 carte che compongono la scena, più le 6 carte che possiamo definire tipo delle art, carte art, come quelle che trovi nelle set, per costruire la scena e appenderla magari, mettendola nella cornice, insomma. E beh, un quadro. Esattamente. E ce ne sono 4 differenti, ognuna con una tematica diversa. E vabbè, anche per stasera è finito. Vi salutiamo. Ciao ragazzi. Ciao.